Paragrafo primo. A. Le persone più adorabili sono quelle che non sanno di avere dei diritti. B. Sono adorabili anche le persone che, pur sapendo di avere dei diritti, non li pretendono o addirittura ci rinunciano. C. Sono abbastanza simpatiche anche quelle persone che lottano per i diritti degli altri, soprattutto per coloro che non sanno di averli. D. Ci sono nella nostra società degli sfruttati e degli sfruttatori. Ebbene, tanto peggio per gli sfruttatori. E. Ci sono degli intellettuali, gli intellettuali impegnati, che considerano dovere proprio e altrui far sapere alle persone adorabili che non lo sanno, che hanno dei diritti, incitare le persone adorabili che sanno di avere dei diritti, ma ci rinunciano. A non rinunciare, spingere tutti a sentire lo storico impulso a lottare per i diritti degli altri e considerare infine incontrovertibile e fuori da ogni discussione il fatto che tra gli sfruttati e gli sfruttatori gli infelici sono gli sfruttati. Tra questi intellettuali che da più di un secolo si sono assunti un simile ruolo, negli ultimi anni si sono chiaramente distinti dei gruppi particolarmente accaniti a fare di tale ruolo un ruolo estremistico. Dunque mi riferisco agli estremisti giovani e ai loro adulatori anziani. Tali estremisti, voglio occuparmi soltanto dei migliori, si pongono come obiettivo primo e fondamentale quello di diffondere tra la gente, direi apostolicamente, la coscienza dei propri diritti. Lo fanno con determinazione, rabbia, disperazione, ottimistica pazienza o dinamitarda impazienza, secondo i casi. E dato che non si tratta solo di suscitare negli adorabili ignari la coscienza dei propri diritti, ma anche la volontà di ottenerli, la propaganda non può non essere soprattutto pragmatica. Paragrafo secondo. Disobbediente alla distorta volontà degli storici e dei politici di mestiere, oltre che a quella delle femministe romane, volontà che mi vorrebbe confinare in Elicona esattamente come i mafiosi a Ustica, ho partecipato una sera di quest'estate a un dibattito politico in una città del nord. Come sempre poi succede, un gruppo di giovani ha voluto continuare il dibattito anche per strada, nella serata calda e piena di canti. Tra questi giovani c'era un greco, che era appunto uno di quegli estremisti marxisti simpatici di cui parlavo. Sul suo fondo di piena simpatia si innestavano però manifestamente tutti i più vistosi difetti della retorica e anche della sottocultura estremistica. Era un adolescente, un po' laido nel vestire, magari anche addirittura un po' scugnizzo, ma nel tempo stesso aveva una barba di vero e proprio pensatore, qualcosa tra Menippo e Aramis, ma i capelli lunghi fino alle spalle correggevano l'eventuale funzione gestuale e magniloquente della barba con qualcosa di esotico e razionale, un'allusione alla filosofia braminica, all'ingenua alterigia dei guru Parampara. Il giovane greco viveva questa sua retorica nella più completa assenza di autocritica. Non sapeva di averli questi suoi segni così vistosi, e in questo era adorabile, esattamente come coloro che non sanno di avere diritti. Tra i suoi difetti vissuti così candidamente, il più grave era certamente la vocazione a diffondere tra la gente, un po' alla volta diceva, per lui la vita era una cosa lunga, quasi non avesse fine. La coscienza dei propri diritti e la volontà di lottare per essi. Ebbene, ecco l'enormità, come l'ho capita in quello studente greco, incarnata nella sua persona inconsapevole. Attraverso il marxismo, l'apostolato dei giovani estremisti di estrazione borghese, l'apostolato in favore della coscienza, dei diritti e della volontà di realizzarli, altro non è che la rabbia inconscia del borghese povero contro il borghese ricco, del borghese giovane contro il borghese vecchio, del borghese impotente contro il borghese potente, del borghese piccolo contro il borghese grande. È un'inconscia guerra civile mascherata da lotta di classe dentro l'inferno della coscienza borghese.
Si ricordi bene, sto parlando di estremisti, non di comunisti. Le persone adorabili che non sanno di avere diritti, oppure le persone adorabili che lo sanno ma ci rinunciano, in questa guerra civile mascherata, rivestono una ben nota e antica funzione, quella di essere carne da macello. Con inconscia ipocrisia, essi sono utilizzati in primo luogo come soggetti di un transfert che libera la coscienza dal peso dell'invidia e del rancore economico e, in secondo luogo, sono lanciati dai borghesi giovani, poveri, incerti e fanatici come un esercito di paria, puri, in una lotta inconsapevolmente impura, appunto contro i borghesi vecchi, ricchi, certi e fascisti. Intendiamoci, lo studente greco che qui ho preso a simbolo era a tutti gli effetti, salvo rispetto a una feroce verità, un puro anche lui, come i poveri. E questa purezza ad altro non era dovuta che al radicalismo che era in lui.